Bentrovati a una nuova puntata di Qui Emilia Romagna, ma lo sapete che ci piace uscire dai nostri confini regionali anche per andare a conoscere quali sono le realtà turistiche, le mete più interessanti, visto che adesso è già esplosa la primavera, non vediamo l'ora di andare a conoscere le realtà dell'Alpe Cimbra e della Val Sugana anche questa volta. Siamo infatti in collegamento con Daniela Vecchiato, direttore per l'azienda del turismo Alpe Cimbra. Ben trovata Daniela. E con Patrizio. E con Patrizio Andreatta, responsabile marketing Val Sugana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa ci fate insieme? Io vedo anche al centro una bellissima scritta Alpe Cimbra Val Sugana, Bike Adventure. Daniela, comincia a raccontarci quali avventure con la bici su per le vostre meravigliose montagne ci aspettano. Ma innanzitutto il motivo della nostra compresenza è che i nostri due territori, Alpe Cimbra e Val Sugana, che fanno capo a due aziende di promozione distinta, in realtà sono contigui, quindi dall'Alpe Cimbra ci scende in Val Sugana, dalla Val Sugana ci scende in Alpe Cimbra. E quindi ritenevamo interessanti per tutti gli ascoltatori spiegargli come può essere un modo diverso, un'offerta più ricca che combina tutti i due territori. Un'offerta che sicuramente riguarda tutto il mondo delle tradizioni, dell'enogastronomia e della cultura, ma che ha un focus particolare per quanto riguarda la stagione sul prodotto bike e sui laghi, perché in Alpe Cimbra, lo sapete, vi è il lago di Lavarone, in Sudano abbiamo due bellissimi laghi che sono il Caldonato e il lago di Levico, e questi tre laghi sono bandiera blu d'Europa. Intanto qua stiamo vedendo delle bellissime immagini primaverili, quindi appunto adesso non si sentiva benissimo il collegamento con Daniela, stava dicendo di lanciare appunto questa offerta turistica allargata di territori così vicini, dove ci sono il lago di Levico, il lago di Caldonazzo e il lago di Lavarone, che sono tutti e tre bandiera blu e quindi sono posti ideali, lo vediamo anche dalle immagini, per le escursioni, il trekking e cimentarsi anche in percorsi bike nella natura. Patrizio Andreatta, in totale sono almeno 800 km di percorsi di mountain bike, e poi ci sono tanti percorsi dedicati alla bici da strada. Diciamo che uno in realtà può raggiungere tutto il Trentino, anche fino alla via LDFM, fino ad Asiago. Assolutamente sì, come diceva Daniela, appunto due territori vicini che assieme hanno più di 800 km di percorsi di mountain bike sull'Alpe Cimbra e sulla catena del Lago Rai, la catena più estesa del Trentino, tutto tracciati ovviamente mantenuti anche grazie alle associazioni del nostro territorio, dove poter tranquillamente vivere questa esperienza un po' wild, quindi per gli amanti proprio delle ruote grasse dei percorsi veramente spettacolari. Ovviamente non manca tutto quello che è il cicloturismo e la bici da strada, perché in Val Sugana c'è una bellissima ciclabile di 80 km che parte proprio dal lago di Caldonazzo e arriva a Bassano del Grappa, quindi una ciclabile che percorre lungo il fiume Brenta e attraversa quindi due regioni. La stessa cosa per quanto riguarda l'Alpe Cimbra con la ciclovia che arriva appunto dall'Alpe Cimbra, arriva fino ad Asiago. Per quanto riguarda invece la bici da corsa, in Trentino tantissime sono le opportunità, e da noi ci sono anche quelle che sono state nominate le grandi salite del Trentino, queste salite da mito che si possono percorrere con la bici da strada, e una delle quali appunto la Kaiserjägerweg, la strada del Menador, che percorre proprio da Caldonazzo, quindi dalla Val Sugana, e si arriva direttamente sull'altopiano con una bellissima vista sui laghi di Levico e Caldonazzo. Ecco, poi ormai si avvicina anche un appuntamento importante per la Val Sugana, il 18 e il 19 aprile, il Tour of the Alps, con partenza e arrivo del Giro d'Italia. Come funziona, Patrizio? Ma allora, il 18 e il 19 avremo due tappe del Tour of the Alps, questa gara internazionale dell'Euregio,
chiamiamola così, perché sono delle tappe che partono dall'Austria e dall'Alto Adige e arrivano in Trentino. Noi avremo due tappe, una con l'arrivo a Borgo Valsugana e una con partenza arrivo da Levico Terme, con dei giri lungo i laghi di Levico e Caldonazzo, e poi altri due giri della Valle dei Mocchini, questa valle che fa parte sempre del nostro territorio, un'isola linguistica di minoranza linguistica molto particolare, che ama anche tutte intatte le proprie tradizioni e che con la bicicletta è sicuramente molto bella da vedere, e lungo queste strade, insomma, del nostro territorio tanti sono gli scorci particolari che si possono ammirare. Il 22 maggio avremo invece l'arrivo della 17ª tappa del Giro d'Italia, una tappa di montagna, perché arriverà sul Passo Grocona, sull'altipiano del Tesino, quindi diciamo ci spingiamo verso il confine con il Veneto, e qui il 22 maggio appunto vedremo l'arrivo di questa tappa, dove l'altopiano del Tesino, dove uno dei paesi coinvolti è proprio Pieve Tesino, che è il paese natale del grande statista Alcide De Gasperi, che farà proprio da corollario a questa gara. Ecco, volevo chiedere a Daniela invece dei bike park, per esempio il bike park di Lavarone, come funzionano in Alpe Cimbra da voi? Sì, è un altro elemento importante di questa offerta per gli amanti della mountain bike, e sono due bike park, uno a Lavarone, che è un bike park dedicato all'enduro e al downhill, quindi per chi ha una maggior tecnicità, ma una bellissima pump track soprattutto dedicata ai bambini che vogliono imparare quella che è la tecnica migliore per poter affrontare i salti e le varie file che ci sono all'interno del bike park. Per quanto riguarda il bike park di Folgaria, il Folgaride, invece è caratterizzato da percorsi in flow, percorsi molto più semplici che utilizzano semplicemente il movimento terra con bellissime paraboliche, e anche in questo park abbiamo una pampa. In entrambi abbiamo delle scuole di mountain bike che ci permettono di affrontare in sicurezza e con la giusta tecnica questo tipo di percorsi. C'è possibilità di noleggio? Si possono noleggiare i bici in loco, sia le mountain bike, sia in versione muscolare che in versione a pedalata assistita, questo sia in Alpe Cimbra che in Valsugana, e all'interno dei bike park quelle che sono le mountain bike idonee per le due tipologie, quindi o per il downhill o per i percorsi flow. Molto importante poi è che i nostri territori si sono adoperati affinché la mountain bike sia uno sport consentito a tutti, e quindi abbiamo una ricca varietà di percorsi che sono accessibili in particolare alla bike, ma così come al tandem, che viene utilizzato per le persone che hanno dei problemi legati soprattutto alla vista, quindi o non vedenti o ipovedenti. E poi grande novità per l'estate 2025 è anche la mappatura dei percorsi gravel, che è un'altra modalità, quindi di queste bici che vanno bene sia sul fondo stradale ma sia anche su un fondo leggermente sconnesso, e quindi abbiamo fatto una classificazione per indicare ai nostri ospiti anche quali possono essere i percorsi adatti per la mountain bike gravel. E poi c'è la possibilità di usufruire delle seggiovie anche con la bicicletta per arrivare in quota. Assolutamente, per arrivare in quota si possono usare gli impianti di risalita, che sono aperti da giugno a ottobre, e quindi in questo caso diciamo un po' meno fatica e ci si porta subito in quota per esplorare quelli che sono questi percorsi che si sviluppano qui sulla parte più alta dell'Alpe Cimbra, ma che ci portano poi fino alla Valsugana, passando anche per la Vigolana. Quindi un territorio che è veramente molto molto grande, la varietà dei percorsi anche da un punto di vista della difficoltà, quindi abbiamo percorsi facili per le famiglie, percorsi medi e percorsi che invece sono più difficili sia per il dislivello che comportano, ma anche per la tipologia di fondo che li caratterizzano, che sono in grado veramente di soddisfare le esigenze di tutti coloro che vogliono divertirsi andando con la mountain bike.
Benissimo, è già terminato il nostro breve collegamento. Io ringrazio Daniela Vecchiato, direttore per l'azienda del turismo Alpe Cimbra, e Patrizio Andreatta, responsabile marketing Valsugana. Non vediamo l'ora di venire a visitare questi territori di cui abbiamo visto delle bellissime immagini, e tanto possibilità di fare sport con le bici, i trekking, le escursioni e l'enogastronomia che va a corredare questi bellissimi territori. Grazie a voi e grazie a voi che ci seguite da casa. Qui Emilia Romagna torna alla solita ora. Buon proseguimento.